Buonasera, benvenuti anche stasera a questo nuovo nostro appuntamento, che di certo non sa solo di politica, ma sa di vita passata, della presente e di quella futura di questa nostra cittadina. Scusatemi se stasera leggo, dividendo con voi i miei pensieri, ma non vorrei che per le emozioni non mi esprimessi bene e pertanto non vi arrivasse il messaggio di amore e coraggio assieme che voglio con voi condividere. Anche stasera distribuiremo il nostro programma che rappresenta quel patto tra noi e voi, quell'impegno che ci assumiamo di portare a termine. Se voi volete onorarci della vostra fiducia, troverete delle azioni fattibili, capaci tutte assieme di portarci fuori da questo limbo in cui Bova Marina da troppo tempo è stata relegata. La cura dell'ambiente, la valorizzazione del nostro enorme patrimonio archeologico e culturale, un insieme di azioni verso la rinascita dell'edilizia, dell'agricoltura e del commercio, assieme alla realizzazione di tutte quelle strutture per troppo tempo di itinere e a lungo non appaltate, darà nuova forza e slancio alla nostra economia. Però nel mezzo c'è il 25 maggio e in tale data sta a voi scegliere chi meglio vi rappresenterà dentro le mura di questo comune. Sta a voi intuire chi meglio capisce le vostre stesse difficoltà, perché le vive, chi meglio possa essere la vostra spalla per aiutarvi a risolvere le vostre problematiche, perché è capace di condividerle con voi. E sta sicuramente a voi capire e scegliere chi più degli altri è innamorato di questo lembo di terra e ci sta mettendo non solo la faccia, ma anche tutta la vita per ridare la dignità a Bova Marina. Perché, diciamocelo pure, 30 anni di politica oscena ci hanno portato via la dignità di popolo onesto e laborioso. Oggi siamo diventati una collettività denudata, depredata, che davvero non riesce a garantire ai propri figli un pezzo di pane e moltissimi, sicuramente troppi, sono costretti, esattamente come hanno fatto nel dopoguerra i loro nonni, a riprendere le ataviche valigie ed andare via in cerca del posto sicuro. Pertanto noi, tante donne della lista Cambiare si può, siamo assieme stasera qua e finché servirà, non solo per parlare, per criticare, per lamentarci, ma soprattutto per reagire, per riprendere le redini del paese, per costruire quelle basi profonde e solide, per iniziare a fare, per iniziare un percorso lungo e tortuoso, ma che alla fine ci porterà a riconsegnare i nostri figli, ai nostri ragazzi e ai nostri anziani un paese migliore, un paese finalmente vivibile, una Bova Marina per tutti, capace di accogliere i suoi figli e non a costringerli a fuggire via. Ci siamo stancate di vedere che i politicanti di turno assumono decisioni con i piedi, senza mettere in funzione il cervello e, cosa assai più grave, la coscienza. Non possiamo pensare che la politica non ci appartiene ed è lontana dal nostro mondo. Il nostro mondo è fatto di sentimenti, quali l'amore, la cura, la devozione, il senso del bello. E Bova Marina ha bisogno proprio di questo, ha bisogno di persone che la amano e che vogliono il meglio per lei. Con impegno, con attenzioni, con assoluta dedizione, Bova Marina conoscerà con tante donne nuova vita. Noi tutte assieme riporteremo nuova forza, nuova linfa vitale alla nostra cittadina. Pertanto l'appello stasera è alle tante donne che sono qua, ma anche a coloro che stanno nelle loro case, a coloro che con senso di instancabile abnegazione danno tutte se stesse ai loro focolai domestici
perché vedano in noi, noi donne, permettetemi, rivoluzionarie e forti, delle amiche, delle sorelle, delle alleate, che saranno capaci di lottare e lavorare anche per loro, per fare di questo paese il luogo più bello del mondo. Per una mamma non c'è tesoro più grande di un abbraccio di un figlio, e noi dobbiamo fare di tutto per poterli abbracciare sempre, ogni giorno, ogni attimo. I nostri ragazzi devono restare a Bova Marina, ed io e noi, vi assicuro, vi giuro, faremo di tutto per creare quel tessuto economico strutturale nel quale possano essere assorbiti ed avere tutti diritto ad un lavoro. Pertanto, voi sceglieteci. Il 25 maggio votateci. Metteteci nelle condizioni di poter fare a noi, da donna a donna, vi assicuriamo, non vi pentirete. Vi abbraccio tutte e state tranquille, assieme ce la faremo. Non possiamo che farcela perché Bova Marina possa rinascere. Stasera, inoltre, vorrei praticamente fare un applauso tutti assieme ai ragazzi della Dolce Vita, perché sia lontana da Bova Marina ogni forma di violenza. Ed adesso permettetemi di usare le parole di una piccola grande donna, Anna Frank. Lei scriveva: la verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta. Anche nella nostra cittadina per anni si sono dette mezze verità, solo con paura, quasi terrore, bisbigliate. Ma anche stasera diamo il microfono al nostro Carmelo Marino, che certo non teme di gridare forti le grandi verità di questo paese, pertanto, anzi troppo tempo taciute. Grazie. Buonasera a tutti. Ci siamo alla quarta puntata, credo, o alla terza di questo romanzo. Facciamo un attimo di solidarietà a questi ragazzi che sono i proprietari di questo impianto e noi abbiamo collaborato con loro in questi giorni. E io stamattina, quando ho saputo di questo fatto della Dolce Vita, sono rimasto veramente increscioso, perché hanno aspettato sotto le lezioni, possa passare per un fatto che, diciamo, sotto le lezioni potrebbe nascondere altre cose, però sono convinto che questi ragazzi non meritavano quello che hanno subito. Ho parlato poco fa con Leonardo, era mortificato. Comunque, chiudiamo la parentesi. Vi devo ricordare ancora una volta la scorrettezza di Pino Otellitano. Abbiamo presentato noi la domanda per le 18 a Piazza Municipio circa 10 giorni fa. Questo signore, quando sa che presentiamo una domanda noi, che parliamo al municipio, entra in fibrillazione e gli scendono i pantaloni, infatti c'ha le bratelle, come li chiamate voi, e presenta ogni volta un programma in altri luoghi. Oggi l'ha presentata a San Pasquale alle 18, ieri in fretta e furia ha fatto passare un ragazzo, ha distribuito nei vari negozi una locandina che invita tutti i commercianti di Bova Marina, e credo che non sia andato nessuno, neanche i suoi candidati, perché li vedo qua, a parlare uno della Confsergenti di Reggio Calabria, una conferenza per dire ai commercianti come si potrebbe uscire da questo impasse. Mi ricordo nel mese di febbraio che i commercianti hanno protestato qua. Pino Otellitano si mangiava la granita con panna al bar Vittoria con altri due o tre, mi ricordo che l'ho visto là, per dimostrarvi che noi portiamo coraggio, lealtà, novità. Lui, siccome porta dietro l'armadio degli scheletri abbastanza pesanti, non vuole che quei
4-5 che il pomeriggio accompagnano quel funerale, perché c'è una macchina sopra, sembra una cassa, e poi tutti dietro ci volevano quelli che pregavano, perché sennò rassomiglia a un funerale. Non vuole che quelli qua sentano quello che dico io di lui. Abbiamo presentato 3 sedie qua, li abbiamo invitati, perché nel confronto che si doveva fare, come aveva detto il dottor Vinci su RTV, non si poteva fare perché il prefetto quel confronto fuori non lo permetteva, non lo permette la legge. Però noi, dal momento che eravamo titolari di un comizio elettorale, potevamo invitare 3 persone qua. E allora io ho portato una sedia di Auteletale, Faenza e Krug per la seconda volta. Lui che fa? Fa una contro a piazza a San Pasquale. Mi comunico che ci sono 7-8 macchine, probabilmente ritorneranno qua. Ho chiamato mia moglie e mi ha detto non c'è nessuno, non so che cosa fanno. Per dirvi dove arriva la malizia di questo signore. Comunque, ho fatto una parentesi su quello che è stato le 24 ore. Però ascoltatemi, ascoltatemi attentamente. Con quello che vi dirò io, è difficile che fra 20 anni me lo diranno. Perché vi dirò delle cose gravissime che sono successe in questo paese. E parto dall'AISM. I soldi dell'AISM sono stati spesi, ci sono sempre. L'AISM, da documentazione che ho in mano, era quasi pronta, mancava solo qualcosa. Al di sopra che purtroppo qua i lavori in Calabria sono così a rilento. Pino Telitano organizza un comitato con altre 3 persone, con Carini Carmelo mi pare, con gli altri, non lo so, Domenico Zavettieri e qualche altro, e fa una denuncia alla Procura della Repubblica. Ascoltatemi e seguitemi, perché poi nei passaggi non posso dirvi dettagliatamente cosa è successo. La Procura della Repubblica blocca questo manufatto che sarebbe l'AISM. Nel momento in cui blocca questo manufatto, vi comunico che Pino Telitano, assieme a qualcuno di questi, stappa una bottiglia di champagne qua al bar Extra, contento che la Procura ha bloccato questo. Questo era un disegno per bloccare l'AISM, in quanto partendo dal 2001 le cose si sono svolte così. L'AISM nella politica non poteva nascere a Bova Marina, perché c'erano altre strutture a 13 km e a 43 km che erano interessati i politici locali. Ecco perché non nasceva mai l'AISM. Non nascerà mai, perché c'era un accordo di massima che le stesse cose che c'erano all'AISM ci potevano essere a 13 km e lo stesso a 42 km da qua. E noi dici sì, è bloccato, non sapevi. Però era un'altra la verità. Nel 2001, quando c'era sindaco Pino Telitano, doveva, sono state finanziate dalla regione Calabria per fare un poliambulatorio. Pino Telitano questo poliambulatorio non l'ha fatto, perché c'era un accordo con gli Zavettieri di non farlo. Quando ha vinto Zavettieri nel 2003, Pino Telitano ha rivendicato a Zavettieri l'AISM. Io non ho fatto il poliambulatorio, tu non fai l'AISM, perché mi interessa qua vicino a un'altra struttura. Ve lo spiegate perché politici di grande livello non hanno voluto fare l'AISM? Lo hanno bloccato. Potevano lavorare 60 persone, i soldi c'erano. I soldi c'erano. Al di fuori di quello che è nato successivamente. Voi non sapete, Pino Telitano e la commissione, quella che ha fatto lui, diciamo un comitato, denuncia alla Procura che si sono fregati 2 milioni di euro.
La procura fa un'indagine su denuncia dell'ASL. Sapete chi ha denunciato? Lo sapete? Pino Tolitano c'ha un avviso di garanzia della procura della Repubblica. Avete capito com'è andata la cosa? Mi assumo la responsabilità su quello che dico. Era un disegno di legge per dire: noi l'ASM non lo vogliamo a Buona Marina, la politica non l'ha voluto, noi cittadini, la politica non l'ha voluto. Io giorni fa mi sono incontrato a Reggio con il responsabile dell'ASM. Sapete che cosa mi ha detto? C'era Carmelina Faenza con me. Mi ha detto: se non lo fate voi l'ASM non lo fa nessuno, perché la politica non è interessata. Ci sono dei meccanismi di dietro che l'ASM non riesce a venire su. Noi metteremo 2 milioni per fare l'ASM e lo faremo, mi ha detto il delegato dell'ASM. Solo voi, solo se vincerete voi lo faremo. Con Cruppi non ci sediamo a sedere, con Autelcano ci ha denunciato e l'abbiamo denunciato, non ci sediamo, ci sediamo solo con voi. E non ci crediamo a quel progetto che abbiamo parlato a Reggio con quei signori. Ecco perché vi dico: dateci la fiducia, dateci la fiducia. Noi abbiamo fatto una squadra a carattere familiare perché è sicuro che staremo 5 anni in municipio. Nelle altre liste ci sono caratteri politici, nella lista di Gruppi c'è Pasquale Triboni dietro con una corda, vogliono andare avanti, tira dietro, tipo di scecchi che tirano una capizza. Cadranno quando vogliono, da Reggio, in qualunque momento, la lista Gruppi. È la stessa quella di Utilitano, ci sono 4 candidati messi da Pierpaolo Zavettieri dentro la lista Utilitano. Domandatevi chi sono, se non lo sapete vi faccio i nomi. Ecco perché Pierpaolo fingeva alla fine di fare una lista. C'ha 4 candidati e quando vuole butta a Pino Utilitano. Vi domandate perché Pierpaolo Zavettieri nella sezione di fronte a 50 persone ha detto: la Faenza noi non la votiamo, mandiamo scheda bianca. Uno gli ha detto: ma votiamo la Faenza? No, la Faenza no, che siamo denunciati. A chi votiamo? Votate a Cruppo o a Utilitano? A noi non ci vota. Avantieri c'è stato un accordo a Reggio Calabria, un accordo tra le due liste. Gruppi prega Utilitano: rinforzaci che stiamo perdendo. A Utilitano prega Gruppi: rinforzaci che stiamo perdendo. Fra una settimana probabilmente succederà quello che vi sto dicendo prima del voto. Questo vi faccio riferimento a questi signori nella stessa cosa come hanno manipolato adesso questi inciuci. L'hanno fatto con l'ASM, erano degli inciuci, facevano credere che si poteva fare l'ASM. I suoi interessi non sono qua, sono altrove. Oppure voi pensate che l'ASM non l'avrebbero fatto? Ma non sarebbe meglio che l'avessero fatta 50-60 giovani lavoravano a quest'ora là? Tutti quei miliardi spesi. Era solamente un amo continuamente, ogni 5 anni, ogni 3 anni, che arrivava: noi non l'abbiamo messo nel programma che faremo l'ASM. Siamo stati convocati da qualche dirigente là. Quando ha visto il filmato mio su YouTube, mi ha detto: questi signori che non fanno politica, che non sono agganciati alla politica, lo potrebbero fare l'ASM. Un politico l'ASM non lo fa. Non so se mi spiego. Sono partito dall'ASM, che è il punto più importante di questo paese. Non l'hanno voluto fare. Non vi fate raccontare stupidaggini e bugie da 20 anni. Non voglio fare i nomi, non voglio fare le strutture che interessavano a loro, a Pino Tolitano e a Zavettieri. Non interessava l'ASM.
Boba Marina c'ha un bacino di voti piccolissimo, pochissimi, non interessava l'altro. Noi ci riproponiamo con voi di fare un patto. Noi siamo una squadra di chi pensate voi fortissima. Prima delle elezioni ci davano 200 voti, stamattina qualcuno dice 2000 voti avete. Perché la gente onesta di legalità vi voterà. Coloro i quali andranno in cabina a sbarrare Auteltano Crupi è gente che ha vissuto nell'illegalità per una vita, che aspetta da loro solamente la manna del cielo che non gli potranno dare mai più. Noi, i nostri candidati, siamo andati, gli abbiamo detto dove candidare e ci hanno detto dopo 5 minuti sì. Loro gli hanno dovuto promettere qualcosa, se non, non si sarebbero candidati. Io ne ho parlato con diversi candidati loro. Dice, ma io lavoro a Forestale, mi prometti un posto. Ma io lavoro a Reggio, mi dice che mi vicino a casa. Cioè questo hanno fatto loro. È sempre un giro, una minestra riscaldata, però è sempre marcia. Ritornando all'ASM, noi vogliamo fare un patto con voi. Voi dateci la fiducia, dateci la fiducia. Non la date a questi signori che per 20 anni gliel'avete data. Scommettete su di noi il 25 maggio e state tranquilli che noi, gente di nulla, l'ASM lo faremo. Lo faremo perché c'è una volontà dell'ASM di farlo. Ha speso dei soldi e loro debbono dare conto. Noi lo faremo, non l'abbiamo messo in programma perché poteva essere una cosa che si mette da 20 anni, facciamo l'ASM, non ci credevamo noi a metterlo. Però vi ho detto come sono andate le cose. Quel signore, anzi due erano, quando ha visto i filmati su YouTube si sono precipitati a chiedere a degli amici nostri il numero di telefono, perché non avevano dei punti di riferimento su cui puntare per fare qualcosa con l'ASI, una volta che avevano speso i soldi. Faccio una parentesi, ma vi lo mandate, perché i nostri filmati sono arrivati a 3600, i filmati di Auteltano sono a 640. Ma ve li domandate perché? Ma forse siamo più ridicoli, guardano a noi perché siamo più ridicoli. Non credo. Secondo me abbiamo detto delle cose più importanti. Ma Auteltano che mi passa 40 anni, ma perché non li ha denunciati queste cose prima? Li sapeva lui. Non scende in piazza a dire quello che è successo. Sempre nascosto. Lui è crudo. Non vi parla di cose locali, di cose che sono successe un anno, tre, quattro, cinque anni fa. Ha parlato alla stazione, ma questo, ma quest'altro, mi ha telefonato uno, disse, ma chi tu vuoi? Il Auteltano, gli ho detto, ma non sembrava, sembrava uno mentuto così, che gli stava presentando. E questa è la realtà. Se voi non pensate che questa è la realtà, prendete, venite lunedì e cambiate la residenza. Se voi non cambierete questo paese, non assorbiremo un Boba superiore noi, Boba. Ci assorbiranno loro. Andremo a... Boba sarà il paese. E Boba Marina, il Consiglio Comunale sarà Boba. Altro che assorbiremo Condofuri o Palizzi. Cioè questo è il problema. Non vi fate convincere da questa gente. Perché hanno un'opera di convincimento spaventosa. I guasti che hanno fatto in questo paese. L'ASM è la punta proprio di questo problema. Se parlate con loro, ah no, non lo so. Ascoltate un'altra cosa molto importante che avete poi dire. Però riflettete, il comune di Boba Marina possiede 1000 ettari di terra alla Pineta. Lo sapete voi che è proprietario di 1000 ettari alla Pineta? C'è qualcuno che lo sapeva? C'è qualcuno che lo sapeva o non lo sapeva?
i nostri politici per 20 anni, 30 anni, iniziando da Pino Tritano, con una parola: quello te lo do, quello te lo do, quello te lo do, quello te lo do, hanno diviso questi 1000 ettari di terreno e li hanno dati a degli amici, a dei cugini, a dei conoscenti, con forme così, a voce, Autelitano, Zavettieri, Gruppo, mentre i nostri giovani erano all'oscuro di tutto. Cioè, il comune di Bovamarina possiede 1000 ettari di terreno e i giovani di Bovamarina non sanno nulla, non si sa. Domandavano il comune, no, non sappiamo niente, ma erano una fucina di voti da 20 anni, questi terreni divisi, che poi durante le votazioni loro dice, ma io ti dessi 1000 ettari, a te dessi 500, quindi a portare 50 voti. E i nostri giovani, invece di dare quei terreni, purtroppo non sappiamo che dire, venivano in comune a chiedere qualcosa, no. Cioè, questa è una realtà sociale di questi 20 anni, 30 anni di Bovamarina. I nostri giovani andavano al nord per trovare lavoro, prendono 1200, 1300 euro al mese, 500-600 li spendono per l'affitto, altri 500 purtroppo per vivere, e i genitori di qua gli debbono mandare 200-300 al mese, se no non vivono. Per non farli ritornare, per fare prendere quella gradatoria un giorno per poterlo portare qua. Ma perché nei campi di Bova non potevano fare delle cooperative? Delle cooperative assieme a quelli che avevano i terreni. Cioè, perché è stato nascosto questo? Vi ho fatto questo esempio per dirvi quanto di nascosto c'era in questo comune. L'altra volta, la penultima volta, vi ho detto che forse 100-200 mila, adesso non ricordo, di benzina veniva consumata. Circa 60-70 mila euro sono giustati, diciamo, sono giustificati con taglia erba. Avrebbero tagliato i boschi dell'Alto Adige. Cioè, vi rendete conto? Vi ho fatto due esempi per dirvi come eravamo combinati, come siamo combinati. E troverete sempre questi signori a dirvi ma qua, ma là, ma non so, giustificazioni. Chiudiamo il passato, vediamo il presente. Questa è una realtà che voi bovesi nella storia la dovete cambiare, la dovete cambiare, cambiatela. Se la cambierete, cambierete le vostre famiglie. Ma non è possibile, non è possibile. Che i nostri giovani possano soffrire così. Condofuri è più avanti di noi, Palizzi, guardiamo i paesi vicini, che magari 20 anni fa facevano capo a Bova. Ci sono rimaste solo le scuole e le banche. Di altro non è rimasto nulla. Quindi dovete dare una colpa a qualcheduno. È inutile che vi dicono dimentichiamo il passato, perché potrete rivotare questi che stiamo discutendo. Ecco perché io mi vado sempre nel passato. È importante, quando entrate in quella cabina elettorale il 25 maggio, non vi dimenticate di queste cose. Siete stati imbrogliati per 20 anni, per 30 anni. Alcuni giovani di qua magari potevano lavorare già, non hanno fatto mai in 20 anni un concorso in questo comune. Da 20 anni sono andati in pensione 4-5 vigili, non l'abbiamo fatto.
Ma ve lo domandate perché? Domandate. La pianta organica dice di 5 vigili, abbiamo uno. Domandatevi il perché. Sono stati fatti circa 3 ruoli per farli, non si riusciva a farlo perché non si mettevano d'accordo, perché lo dovevano fare prima chi doveva prendere il posto di vigile, alle vostre spalle. Ma non ho capito, ma scusate, c'erano 5-6 vigili prima, 15 anni fa, è rimasto Pippo adesso, l'amico Pippo, la comandante vigile. Ma è possibile che non potevamo fare il concorso per 4 vigili? Ve lo dico io perché. Perché c'erano vari bisticci per cui ognuno voleva portare una persona e quindi non si poteva fare. Ma quello, adesso ritorno all'inizio, vi ho detto sull'ASM. Perché non si è fatta? Per accordi della politica. Amministro io 5 anni e devi tenere il patto che mi ha detto di non fare il pubblico ambulatorio. Amministratore, no, non fare l'AISM, perché non mi hai fatto fare il pubblico ambulatorio. Queste erano le beghe fra loro, fra questi politici, sulle spalle vostre. Le stesse beghe, 3-4 giorni fa, si riuniscono a Reggio, capiscono che la dottoressa Faenza c'è una ventata di popolo che la potrebbe votare, riuniamoci per vedere che dobbiamo fare, perché non li possiamo far andare loro in municipio. Cioè, ma voi potete fare questo? Io vi dico i nomi anche, che se vince Pino Deledano ha scelto 2 che entrano di maggioranza, se vince Vincenzo altri 2, e so i nomi anche, li erano presenti anche loro, perché poi ci sono gli scontenti che raccontano le cose, non è che noi abbiamo le microspie e andiamo dietro, gli scontenti raccontano. Cioè loro sono una cricca e un sistema che è difficile da smontare, non è facile. Se loro pensano che crolla Auteletano, votano a Gruppi e sono sempre là. Se crolla Auteletano, Gruppi. Se crolla Gruppi, Auteletano è con Gruppi. Non avete capito? Sono sempre là. Il problema siamo noi. Il problema siamo noi. È una cosa molto importante questa. Se non ho riuscito a capire. Loro sono sempre di maggioranza in qualunque momento, perché fra loro hanno fatto talmente inciuci negli anni che non riescono a distaccarsi. Sono delle cose inaudite, fino all'ultimo venderanno le mogli, i figli, purché restino là. Voi dovete rottamare questa gente da 30 anni, la dovete rottamare, come diceva Renzi, solo rottamandola usciranno dallo spazio che ogni volta vogliono percorrere per forza. Li dovete mandare a casa, li dovete mandare a casa. Se voi li manderete a casa, entrate nella storia di questo paese. Entrate nella storia. Loro rappresentano l'antidemocrazia in questo momento in paese, l'anticostituzione. La legalità è rappresentata da Carmelina Faenza. Se voi non riuscite a capire che è questo, come ve lo devo dire io di più? Siete di fronte a un sistema clientelare da 20 anni che ha messo in ginocchio tutta Bova Marina. E le vostre famiglie anche sono in ginocchio. Non potete dargli più fiducia a sta gente. Quelli del PD hanno fatto una petizione per demolire il porto. Non vogliono il porto. Ma il porto. Vi ho spiegato l'altra volta che le più ricche città della Calabria c'hanno il porto. Sono rimasti dietro 40 anni,
In effetti, tutti settantenni sono. Forse non riescono più a prendere un treno, un aereo, a muoversi per vedere come in altri luoghi è così. Cioè ci ostacolano per il porto il PD. Questi sono. Non hanno dato spazio a 20 giovani del SEL che volevano rilevare quel partito. Cioè voglio dire, cioè questo è il rinnovamento. Volete mandare questa gente? Sono delle persone che debbono cullare i nipoti il pomeriggio. La mattina si debbono alzare alle 9, prendere il caffè e stare a casa seduti. Non possono venire in questo municipio. Non hanno l'età per venire più. Non hanno le idee per venire più in questo municipio. Caro Teletano, caro Vincenzo Gruppo, avete fatto il vostro tempo in questo paese. Oramai la gente di Bova Marina se è riuscita a capire come noi vi manderà a casa il 25 maggio. Entrerà nella storia. Si sono succeduti queste amministrazioni da nonno a padre a figlio. Si stanno succedendo da nonno a padre a figlio. E poi ci saranno gli altri nipoti. Noi abbiamo portato una ventata di novità, noi stiamo dando fastidio, noi siamo l'ostacolo più forte che hanno avuto nella storia di questo comune, non hanno avuto mai un ostacolo forte loro così, noi non siamo niente, siamo 10, 11, 12 persone, però abbiamo fatto un ostacolo che la politica pugliese non ha fatto mai per 30 anni. Siamo il suo muro. Non so come faranno a scavalcarci. Se voi sarete con noi ad alzare questo muro. Noi vi porteremo una ventata di novità, non vi sistemeremo questo paese, però inizieremo con il vento del rinnovo. Vi promettiamo una cosa molto importante, la stagione turistica non è finita, perché molti dicono, perché stanno l'amministrazione non può fare niente. Non è vero, perché possiamo fare in 3 mesi quello che non hanno fatto loro in 30 anni, se uno c'ha voglia, c'ha coraggio. Potremmo fare dei debiti, però la faremo la Via Marina. Loro hanno fatto dei debiti e la Via Marina non l'hanno fatta. Non so se mi spiego. Quindi vi prometteremo che la stagione turistica sarà il nostro volano di attenzione perché non si possa perdere la prossima estate che viene. È una cosa molto importante. Se voi ci darete la fiducia, noi vi dimostreremo come passerete luglio-agosto meglio degli altri anni. Come faremo a fare delle cose per sollevarci un po' da questo tugurio? Ci vuole poco. Non metteremo quel vestito che mettono loro quando si presentano di fronte a voi. Non abbiamo bisogno dei vestiti, non abbiamo bisogno di quelle 3 file della stazione, di quelle signore con quel rossetto rosso che battevano le mani. Noi, che quel rossetto costa 50-60 euro, avevano un borsetto da 200 euro. Pino Teletano è scandaloso, ha messo su YouTube, su Facebook,
che ha un reddito di 18.000 euro. Io credo che non abita a mare nelle baracche, c'ha 4-5 case. È diventato come Scaiola, che aveva una casa davanti al Colosseo, dice abito qua di 30 anni ma non so come ha comprato questa casa. Ma voi ci credete a quello che dice? Un reddito di 18.000 euro. Ha messo un reddito di 18.000 euro perché io ho detto che quella era una parata di borghesia, e allora la figlia da Parma dice no, ora metto che mio padre è povero. Facciamo una colletta, non me ne andate, mi vediamo e poi campare, io e sua moglie. Cioè, vi rendete conto come pensa di mettere fumo negli occhi alla gente? 18.000 euro. 18.000 euro li prende non so che cosa. 18.000 euro li prende la moglie al mese. La moglie li prende al mese. Non riesce a capire, eppure ha molte menti da pensare. Non è che ha una mente come la mia. Lui c'ha diverse. Ma come fa a scrivere queste cose? Cioè, ma vi rendete conto? 18.000 euro al mese si è messo nella lista dei poveri. Credo che qua si presenterà lunedì e si metterà nella lista dei poveri. Questo a dimostrazione che vuole nascondere le realtà. Ritornando prima, noi non siamo quella gente come quelle tre file dei Rossetti, ma siamo gente con jeans che ci mettiamo a pulire i marciapiedi, ci mettiamo a fare la via marina, a fare qualunque cosa purché questo paese possa rinascere. Io e 3-4 amici abbiamo fatto quella scritta glielo tua in 4-5 giorni. Le lampadine le abbiamo messe una settimana per poter passare. Pino Deledano ci ha messo 30 secondi, una firma scritta ai commissari, cancellato. Cioè, è anche cattivo nell'umore questa persona. Se non fa una cosa lui e con la parata, con la fascia, taglia il nastro e taglia. Mi ha detto un amico suo, e questo è un fatto vero, che questo qua gli ha raccolto 50-60 voti e c'ha i terreni ad Arpano al cimitero. Mi ha detto che è stato eletto il 25 maggio, il 27 maggio di notte è andato e gli ha tagliato l'acqua con i fontanieri. E questo gli ho domandato, ma ti portai 70 voti? Sì, ma inizio di Dio, ci disse. Avete capito? Denuncerà i suoi candidati, li denuncerà presto i suoi candidati. A me da 2 anni, sapete che dice lui, Cicciolino Gallea, la dottoressa Scordo in giro? Che faccio? Non gli darei da io che faccio? Io in farmacia prendo Valpressione e Lobevon. Credo che loro prendono Serenase e Valium. Che faccio? Sono andati decine di volte alla procura del Reggio Calabria, alla prefettura, hanno girato tutte le stazioni di carabinieri, polizia, finanza, vigili urbani, hanno sbagliato tra Sirburdichi provinciali, insomma, perché dovevano chiudere poi la Marina Rialza? Da 2 anni, ti taccano meno, mi mandavano a dire. Spero di votare, sono qua. Questa è la credibilità di questi signori. A voi mi dicevano è pazzo, non ci credete. E se sono pazzo, perché non sono venuti in queste due sedie a dire stai dicendo delle bugie? Adesso vi dirò una cosa molto importante. Non verranno, non faranno sicuramente il comizio. Il comizio dell'ultima sera, da fonti sicure, non lo faranno. Che cosa vi debbono dire? Un omicida preso sul punto di fragranza? No, è un ufficio. E loro delle accuse non si vogliono difendere. Non riescono a... Io so che uno gli ha detto, un candidato, ma meno male non mi accusavo, Pino, non va a me difendere. E che dai mi ci dico? Cioè voglio dire, se era accusata una persona di questi, io non venivo qua a difenderla, anche se sapevo che era colpevole. Un colpevole viene difeso da un avvocato.
Queste sono le persone che voi potreste votare. Ecco perché, ritorno prima, noi siamo gente che ci rimbocchiamo le maniche e in 2-3 mesi faremo quello che loro hanno fatto in 30 anni. Non saremo come quei signori, ripeto, che battevano le mani. Faceva. Bravo! Li volevo portare tutti quelli seduti in quelle sedie al pergolà. Toglietevi le scarpe e camminate qui sopra. Ma come dici, quello che gli battete le mani? Si sono preparati in quella parata. Li ho visti nel pomeriggio perché noi davamo il bando fino a Telitano. Sembrava a Garibaldi, Garibaldini, qua. Dovevano essere in fila, vestiti, rossetto, gli ha raccomandato la cravatta, le donne in taglier. Ma noi abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di gente che è strappata, però che dà l'anima per questo paese, per quello che non ha dato lui e Vincenzo Gruppi. Lui vi ha condannato Bova Marina. Io altre volte ho parlato di 300 morti. Bova Marina è uno dei paesi che vanno della Riviera Ionica con la più alta mortalità di neoplasie. Ma vi ha detto qualcuno da dove vengono quelle neoplasie? Nessuno. Il pergolato che scende a mare, pergolato, è una cosa da niente. Cioè, ve lo domandate. Non voglio essere ripetitivo, però una serie di circostanze che ci hanno portato a una depressione totale, totale. Non vengono nelle piazze più a invocare il vostro voto. Guardate com'è cambiata la politica. Una volta a Piazza Stazione migliaia di persone scendevano, questo, quest'altro, votate. Non possono venire qua perché la piazza li rifiuta. Possono andare solo nei privati a fare quel funerale che fanno il pomeriggio, quella macchina con quel tambuto sopra, e loro lì e fanno votate, devotate, devotate. Cioè, questo stanno facendo. Ma a voi vi sembra delle cose normali? Non sono delle cose normali, sono delle cose che pensano di convincere la vostra mente a ricadere un'altra volta nella stessa trappola. Nella stessa trappola, la trappola di quella cricca che ha comandato per 30 anni questo paese. Teneteli lontano da questo municipio. È una cricca che voi non avete idea. Non li fate venire in questo municipio per direttive o per essere amministratori. Loro in questo municipio devono venire solamente per certificati e basta. Non meritano di venire in questo municipio per altre cose. Lo hanno avuto per 30 anni. Hanno avuto la vostra responsabilità sulle teste vostre e hanno fatto i cazzi suoi. Scusate l'espressione. Hanno fatto i cazzi suoi. L'ente Marzano, se voi non state attenti, 2-3 anni fa, la storia delle suore, ma voi la sapete la storia delle suore quando se ne sono andate? O non la sapete? Ma sapete che doveva nascere qua se non era per il vescovo di Reggio Calabria? Un centro di prima accoglienza per profughi. L'ente Marzano aveva fatto la domanda perché un profugo porta 100 euro al giorno a persona. 100 profughi sono 10.000 euro al giorno. Lo sapevate questo? Che le famiglie qua vicino che stanno si erano ribellate. Lo sapevate? Aprite gli occhi. Che cosa possono fare? Dove possono arrivare?
stanno chiudendo l'ente Marzano dove si va per il cimitero. Io non so, ma è su, perché stanno lavorando loro, è privato. Che cosa stanno facendo? Vi hanno documentato mai un documento ufficiale dell'ente Marzano? L'ente Marzano a Bova Marina è rappresentato da Pino Teletani, messo da Pierpaolo Zavettieri della provincia. Guardate sempre la solita chicca. Ma perché non ha messo Rocco Criseo? Perché non ha messo un altro ragazzo? Faccio un esempio, Rocco, scusa. Ma sempre là, sono sempre là. Come vi dicevo io, due liste fra noi non di che fare. Vediamo come fare. A Faenza non aveva vicino. Perché abbiamo il sentore nelle case che ci potrebbe essere un voto di protesta. Eh sì, datelo quel voto di protesta, che loro hanno paura di quel voto di protesta. Datelo quel voto di protesta. Pregate i candidati che sono nelle altre liste di allontanarsi da questa illegalità. Di allontanarsi, non li votare. Quando vengono a chiedersi il voto, gli dovete domandare con chi ti porti, con Cru, esci fuori, con Audelcan, esci fuori, con la Faenza, vieni, parliamo. Questo dovete fare. Quando viene Palmiro a chiedervi il voto, gli dovete ricordare, caro Palmiro, Carmelo Marino quella sera ha detto che tu facevi parte dell'amministrazione Gruppi, che era il vice sindaco, non ha detto che tu eri un mafioso, che hai rubato milioni. Qual era il problema che dovevi intervenire in quel modo? Se Palmiro o Palamara lo voterete qualcheduno, ringraziate a Carmelo Marino, perché Vincenzo Gruppi, la sua lista il giorno dopo poteva essere da 12, non da 13. Ringraziate la dottoressa Faenza. Noi per correttezza gli abbiamo detto no, lo vogliamo in combattimento anche a lui, ha potuto sbagliare, non vogliamo che sia espulso dal prefetto. Questi siamo noi, se era il contrario a quest'ora eravamo in carcere. Avete capito perché Palmiro Palamara è nei manifesti del comune, nella lista che hanno messo per noi? Questi siamo noi, la nostra realtà. Gli abbiamo detto no, lasciatelo che partecipa alla competizione. O vinciamo o perdiamo, lo vogliamo in competizione. È come quell'arbitro che va a espellere un giocatore, si avvicina a un giocatore e gli dice non l'espellere perché hai fatto il fallo, io non gliel'ho fatto. Non so se mi spiego. Abbiamo fintato che il fatto non è successo. Questi siamo noi, vogliamo vincere il 25 maggio con lealtà, non vogliamo approfittare di questa situazione per vincere, vogliamo che voi ci votate perché avete una grande fiducia in noi. Noi siamo quelle persone che possiamo garantire una stabilità al comune per 5 anni, perché abbiamo fatto una lista in modo tale che la nostra stabilità è intoccabile, non riescono a penetrarci dentro, perché abbiamo fatto una lista molto ristretta. Perché non c'è amministrazione da 20 anni che non cade, che non dura un anno, 2 anni, 3 anni. Quando non ci sono i soldi cade sempre l'amministrazione. O per questo o per quest'altro. Se vi ho detto che sono andati dal prefetto, dalla procura, per chiudere un sito che parla di quello che sto dicendo io. Dove siamo? Sono andati per farlo chiudere. E gli hanno risposto, ma dov'è il reato? Se c'è un reato, caro Pino Telitano, denunci, non riesci a denunciare. Cara dottoressa Scordo, non abbiamo paura delle sue querele, non abbiamo paura che ci bolliamo, come dice lei, nel nostro brodo.
noi vi stiamo bollendo, ecco perché siete scappati oggi a San Pasquale, vi stiamo bollendo, non avete il coraggio di venire a sentirci, vi vergognate di confondervi in mezzo a quella gente. Come potete pensare di amministrare questo comune per i prossimi 5 anni? Un comune disastrato, un comune depresso, un comune in mano al malcostume. Se noi non puliamo questo comune, da qua non c'è niente. C'è una convivenza tra impiegato e politico. Lasciami stare che sono i tuoi cazzi, lasciami stare che sono i miei cazzi, e viceversa. Scusate il termine. Se non andiamo noi là, è sempre la solita manfrina, è sempre la solita manfrina. Ecco perché io vi esorto a pensarci, ai vostri figli, ai vostri parenti, ai vostri vicini, ai vostri, non lo so, date questo messaggio, non mandate questi signori. Non li mandate, vi imbrogliano anche nel reddito. Forse lo faranno perché probabilmente vorranno entrare nella graduatoria per non pagare quei tributi, voglio dire. Cioè, ma vi rendete conto dove arriva? A cominciare. Noi siamo proiettati per non perdere il 2014 questa stagione. Scusate. Comunque, siamo proiettati a non farvi perdere questa stagione. Abbiamo fatto un programma di iniziative dove intervenire immediatamente. Siamo stati gli unici qua che avete sentito solo noi, che vi abbiamo proposto tutte quelle cose che avevo detto l'altra volta, Soget, Equitalia e compagnia bella. Solo noi state sentendo con proposte. Gli altri sono fuggiti. Abbiamo in mente di lottare con molta forza, perché siamo convinti e ce la faremo. Abbiamo già un finanziamento sul porto turistico. Abbiamo un approccio per avere un finanziamento velocissimo per il lungomare, per sistemarlo, non definitivamente, però affinché la stagione possa portare a Bova Marina 5-10 mila persone in una settimana, i nostri commercianti per far riprendere un po' di respiro. Pensiamo di fare qualcosa sull'impianto idrico. Pensiamo di fare una nuova illuminazione, la possiamo fare, della via nazionale, che passando dalla via nazionale sembra che passiamo nella strada che va verso il cimitero la sera, dove non c'è luce, non c'è speranza. I pali ci sono già, sono al campo sportivo dei pali nuovi, pali artistici, 200 pali che sono sotto la tribuna del campo sportivo da 4 anni, e noi lo faremo. C'è 1 milione di euro della strada Bova Marina Superiore, che è il comune di Bova Superiore, di Bova, chiamiamolo Bova, non Bova Superiore, che non è giusto, chiedo scusa, si chiama Bova, non Bova Superiore, che il comune di Bova non può spendere perché è consorziato questo 1 milione di euro per la strada che va a Bova con il comune di Bova Marina. 1 milione di euro. Pensiamo dopo 4-5 giorni di metterci in tavolo con il sindaco di Bova e vedere cosa si può fare con la provincia, che ci sono questi soldi.
per fare uno scorrimento veloce. Scusate. Per fare uno scorrimento veloce della strada Bova Marina. Ma questi signori ma vi hanno detto che abbiamo i ragazzi che da 3-4 anni gli è stata tolta la mensa, e uno dei punti che noi abbiamo messo nel nostro programma: ci batteremo per la mensa, deve ritornare la mensa ai ragazzi. Pensiamo prima ai ragazzi e poi a quelli che hanno 70 anni. La mensa nelle scuole è stata una conquista negli anni che ci è stata tolta. Noi ci batteremo. A parte tutto, nessuno ha mai pensato di revisionare le scuole in questo paese. Quando qualcuno ha pensato di revisionare, e qua vi dico l'ufficio tecnico, dov'era? Le scuole nostre sono state chiuse. Noi non dobbiamo arrivare alla commissione e dire sono chiuse le scuole. Dobbiamo fare una commissione per rendere le scuole agibili, per quando viene la commissione ritrova l'agibilità. L'ufficio tecnico noi lo riformeremo, perché da là parte la riscossa di questo comune. Da là deve partire. Va riformato. Io vi dico una cosa molto importante che succederà nei prossimi 5-3 mesi, 8 mesi a Bova Marina. Avete sentito di certificato paesaggistico? Vincenzo Gruppi nel suo programma ha detto che toglie il programma paesaggistico, l'ho detto anche Pino Teletani. Ancora nelle sue tabelle sotto a casa non ho visto ministro della giustizia, ministro degli interni, ministro, quel certificato paesaggistico è un decreto ministeriale che solo un ministro lo può fare. Non vi fate raccontare palle, scusate l'espressione, palle, per dirvi fate questo. Quando andate a fare un progetto al vostro ingegnere gli dovete dire: la prima cosa, voglio il paesaggistico, perché verranno, vi butteranno le case. In questo comune per 5-6 anni, 10 anni, nessuno ha fatto il certificato paesaggistico. Vi arriverà una denuncia di Dio a tutti, compreso a me. Perché i nostri tecnici, con una connivenza dell'ufficio tecnico, non hanno mai cercato quel certificato. Quel certificato è una cosa molto importante, ritarderà la costruzione di una casa, però non la fate senza quel certificato, perché la legge dice che vi demoliscono la casa. Domandate alla signora Francesca Petrulli, una tecnica dell'ufficio tecnico, lo dice la legge. Non vi fate imbrogliare. Avete capito che cosa succedeva in questo paese? Chi lo pagherà questo? Voi, nelle famiglie, lo pagherete voi, perché presto la giustizia arriverà. Ci sono circa 1500 pratiche che sono stati mandati a Reggio per essere visionati. Quando li visioneranno, certificato non c'è, multa, processo, vediamo se la demoliamo. I tecnici comunali non hanno mai cercato il certificato più importante. Caro Aldo Curnari, che alla stazione parlava di paesaggistico e non dicevi, non spiegavi quello che dicevo io. Questo è il paesaggistico, caro Aldo Curnari. Non è un coro polifonico che va da Rocco del Capo e vede Bova Marina. Quella è una foto che dicevi tu. Il paesaggistico è una legge che sto dicendo io. Vedi la differenza che c'è fra me e te. Caro Aldo Gurn, digli a Pino Teletano di venire in piazza a difenderti. Quindi, ritornando prima, vi hanno fatto cadere in delle cose
cioè molto importanti. Io mi sono ricordato del paesaggistico per dirvi che ho sentito Vincenzo Gruppi che dice: o Pino Telitano, interverremo sul paesaggistico. È una legge che è solo un decreto ministeriale, è un decreto, una legge nazionale che va alla Boa Marina a Bolzano. Come fa a togliere la Boa Marina, Pino Telitano? Ma chi è lui? Alfano! O Vincenzo Gruppi, chi è? Non so se mi spiego. Questo è il fumo negli occhi che stanno cercando di darvi per poter prendere quella preferenza. Da queste cose dovete capire come stanno cercando di imbrogliarvi, di farvi cadere in quel tranello che vi hanno messo da 30 anni. Non si vedono più a cercare i voti con molta insistenza come prima. Vi spiego io perché. Hanno avuto paura da quel primo comizio di domenica scorsa. Hanno avuto una paura perché hanno trovato finalmente la persona che ha detto la verità. La verità. Nei bar, in giro dove sono seduti, fanno commenti da zingara. O lo denunciamo, andate 3 mesi, lasciate lo stare in pace, vedete, non ci credete, non gli da un parraino. Però non riescono a venire qua a dirmi si faccio. Cioè, loro non pensano che io sono il pazzo, pensano che voi siete pazzi. Perché Pino Telitano, sapete che cosa ha detto l'altro giorno al bar Dolce Vita? Me lo raccontavano dei ragazzi. Un popolo di Boa Marina, una sardella andò a comprare. Cioè, voglio dire, vi fate comprare con una sardella. Voglio dire, il vostro voto vale un dono. Vale un dono. Io vendo tutto. Da domani inizierò a regalare tutto. Però darò il pantalone e gli dico io, dopo le votazioni ti darò la giacca. Cioè, voglio dire, il voto è una cosa molto importante. Non potete vendervi il voto, perché quando vi venderete il voto, vi venderete il vostro futuro, vi venderete chi vi amministra. Voi il voto lo dovete dare a chi pensa che farà meglio degli altri in questo comune. Non vi vendete il voto per un dono. Non vengo io e ti votami perché sono più bello di te, perché non ha come voti. No, tu mi devi votare perché io ti dico delle cose. Ti posso essere più utile, posso essere più molto più incisivo alla comunità per quello che andrò a fare. Caro Pino Telitano, in 13 mesi hai prodotto con documenti alla mano 3 milioni di euro di debiti. Pasquale Tripodi ha lasciato il comune 1 milione 560 mila euro più. Sei andato via, cacciato come un profugo tu, con 1,5 milioni meno il comune. Hai messo 3 milioni di euro di debiti. Vieni qua a smentire in qualunque momento. 3 milioni di euro di debiti, di quei 10 milioni sono i tuoi. E ancora vieni a dire voglio venire io in questo comune. Ma con quale faccia? Con quale scorno? Ma come fanno a crederti quei che sono con te? A venire dietro quel funerale il pomeriggio, ma come ci credono? Ma come hai fatto? Ma quale magia fai a loro? Perché ti possono credere? Penso che in questo momento Silvano confronti a te nulla. O penso che lo fanno apposta. Non vengono in municipio a chiedere chi ha messo quei debiti. E ti vengono dietro come pecore, sono dei pecoroni. Dei pecoroni sono, politicamente parlando. Fuori sono dei signori. Dei pecoroni. Queste sono le cose che voi dovete cambiare il 25 maggio. Sono delle cose che loro vi fanno
il foglio non c'è un'altra parte. Vi ripeto, ma perché dopo tutte queste accuse non riescono a venire sulla piazza a smentire? Ma voglio dire, hanno dei problemi anche a presentarsi qua. Vi ripeto, sapete che sta succedendo? Ho fatto la domanda per parlare a Piazza Municipio il 23 venerdì e loro avevano fatto la domanda per parlare qua. Mezz'ora fa mi hanno detto, no, parlano anche loro alla stazione. Io ho detto, io allora torno a Piazza Municipio. Sapete perché lo fanno questo? Perché non possono riempire la piazza. Non possono riempire la piazza. Sperano che parli io perché la gente li sente. Se parla Pirotellitano martedì qua non c'è nessuno. O Vincenzo Gruppo. Questo è il problema loro. Vogliono tirare me per far sentire loro. E anche questo hanno un problema di comunicazione loro. Un problema di comunicazione. Sanno dirmi votateci, votateci. E poi che faranno? Vi diranno che prendono 18.000 euro al mese, ma voi ci credete? 18.000 euro l'anno, scusate. Loro li prendono al mese. Hanno, secondo me la sua figlia ha sbagliato, voleva dire al mese, ha scritto l'anno. Sono convinto di questo. Noi abbiamo messo anche una cosa molto importante nel nostro programma, non è una cosa da sottovalutare. Da 30 anni non c'è nessuno che aggiusta la strada del cimitero. I nostri morti sono abbandonati anche da morti. Noi abbiamo messo nel nostro programma che aggiusteremo la strada del cimitero. Per noi quei signori che sono là sono meglio di noi. Non possiamo dimenticare. È una cosa molto... Il cimitero per noi lo faremo aperto giorno e notte, perché è una cosa molto importante. Non possiamo andare a puntate al cimitero. Se oggi qualcuno vuole andare al cimitero, vuole andare in qualunque momento, lasceremo un cimitero aperto. Quello è un luogo sacro che va tenuto aperto, si chiude solo la sera. Ed è una cosa molto importante quella, da non sottovalutare. Riprendendo al discorso di prima, noi, la nostra squadra, ha improntato un programma proprio ancora una volta per non farvi prendere e perdere l'estate. Perché siamo convinti che l'estate in 4 mesi la possiamo affrontare assieme a voi. Ma la possiamo affrontare con grande determinazione, credeteci. Dateci il voto, per questi 4 mesi vi dimostreremo se la possiamo affrontare l'estate. Vi daremo grandi soddisfazioni in questo. Noi... assieme a voi siamo la gente comune, la gente che vuole fare di questo municipio un gioiello. Quella seduta a Piazza Stazione la richiamo la borghesia bovese, la bovese bene è quella che vi dovrà dettare solo legge a voi, se volete o non volete. Loro gli arriva la spazzatura, la tarzu, l'acqua, come a voi, ma è nulla per loro. Il problema è il vostro, vi arriveranno valanghe in questi giorni, non saprete che dire. A loro quel problema non lo tocca, non lo tocca quel problema. Valutate questo, il vostro problema e il suo problema sono due cose separate. Non possono dire che il suo problema e il vostro è uguale, perché voi avete un reddito di 1.000 euro al mese, loro hanno un reddito di 10.000 euro al mese, 10.000 euro al mese,
affronta una cosa con una determinazione, voi la affrontate con un'altra. Non fanno parte della vostra vita loro. Vivono in un mondo differente. Pensateci a questo quando andate a votare. Le vostre proposte che andate a fare in municipio li recepirà una persona che è lontana dai vostri problemi. Se la dottoressa Faenza prende 1000 euro al mese con il suo esercizio commerciale e va un'altra persona da 1000 euro al mese, la dottoressa Faenza si farà 1000 pezzi perché pensa che quella persona è come me, è in grande difficoltà. Se ne riceve Pino Teletano, che se ne può fregare del problema tuo. Cioè il problema che va a chiedere a lui è visto sotto altra forma. Sotto altra forma. Voi dovete pensare una cosa. Questi impianti microfonici noi li abbiamo affittati da Leonardo a 80 euro alla volta. Lui ha parlato una volta, 200 euro l'ha portato da merito. Da merito l'ha portato quegli impianti. Avete capito da conto fuori, non so dove li ha portati. La differenza è questa. I nostri soldi sono qua. Lui con la borghesia li porta da dove vuoi. Quei soldi che ha distratto in quelle 4-5 volte che è stato qua, sapete a chi li ha dati? A un architetto molto vicino a lui e un avvocato molto vicino a lui. Cioè distrae soldi per il bene, ha messo bene comune. Cioè distrae soldi per il bene comune, per il bene degli amici suoi. Non so se mi spiego. Questa è la differenza fra la nostra squadra e lui e la sua squadra. La sua squadra è una squadra improntata su argomenti personali. Idem quella di gruppi, ma quella di gruppi non la conto perché già lo sapete. Ci stanno 8 nuovi amministratori con problemi che vogliono venire qua per risolvere i suoi problemi. È inutile che vi ridico perché vogliono venire qua. Lo leggerete dalle liste quando andrete a votare, oppure nei manifesti. Ma tutta gente che sta ritornando dopo 20 anni qua, che si è dimenticata il pacchetto di sigarette dentro, deve tornare i miei figli in un pacchetto che mi dimenticavo 20 anni fa. Andiamo a prendere il medico Pizzi al cimitero e lo portiamo qua, si è dimenticato qualcosa. Cioè voglio dire, siamo proiettati verso un futuro o ci vogliamo fermare? Noi sì, noi siamo proiettati verso la bova marina del 2015, voi non lo so, penso che siete come noi, volete cambiare anche voi. Dovete fare un esame di coscienza quando andate a casa, parlare con le vostre mogli, con i vostri genitori, con i vostri nonni, con i vostri figli e ragionare quello che vi ho detto io. A casa ragionate, ai genitori che sono dei soldati di gruppi o di autoritano, bagnateli, fategli un cavettone la notte, svegliatevi, perché se voi non svegliate i vostri genitori, il problema sarà il vostro fra 8-10 anni. Voi partite con noi, salite sopra questo tram, questo bus, questo treno che ci porterà là a conquistare la legalità. La legalità! Perché se non farete così, qualche momento parcheggeranno qualche treno alla stazione e ci porteranno tutti via, come facevano i nazisti una volta. Aprite gli occhi, aprite gli occhi che avete chiuso in questi mesi, in questi anni. Proiettatevi verso
penso alla Pova Marina che vi deve dare il futuro ai vostri figli, ai vostri nipoti. Soffriremo adesso un anno e mezzo, due anni, però quelli che verranno fra quattro anni, tre anni troveranno un po' di sospiro, di sollievo. Valutate così questo comizio. E lo vedete anche, ascoltatemi, dalle visualizzazioni che ci sono su questo signore delle mele. Noi abbiamo, 5 minuti fa mi ha dato il foglio Antonio, un'ora fa, 3560 visualizzazioni. Pinotelitano 820, Gruppi 900. Questi saranno i voti alla fine, il 25 maggio! Saranno questi i voti! Sarà così! Questo popolo sta dando un messaggio, recepitelo! Vi sta dicendo deve vincere Carmine La Faenza per portare pulizia generale in questo paese, pulizia morale! Queste sono le cose che vi debbono far pensare come ci potete premiare. Premiateci per il nostro coraggio. Premiateci per il nostro coraggio. Abbiamo avuto il coraggio di dirvi queste cose che mai nessuno in 20 anni vi ha detto. Nessuno. Nessuno. Voi il 25 maggio ci dovete premiare solamente per come vi abbiamo notiziato, per come vi abbiamo notiziato. Ricordate, partite dal centro Asia, noi lo faremo, lo faremo. Carmelina Faenza inaugura quella struttura, la inaugurerà lì, ve lo posso garantire io che non sono della politica, vengo dal mondo dello sport. I politici non ve l'hanno fatto in 20 anni, ve lo faremo noi, noi. I politici si bisticceranno per chi lo deve inaugurare quel giorno, ma non lo faranno perché hanno delle faide politiche che voi non potete capire. Da 20-30 anni, faide politiche, faide politiche, va uno e non lascia l'altro, va l'altro e non lascia l'altro. Noi non siamo dei politici, eppure veniamo combattuti come loro, da loro. Hanno paura di noi, ci hanno messo anche in quella faida politica, eppure veniamo da un mondo differente. La signora Pina all'Ocra Scuola. Ciccio Saladino d'estate e inverno in pantaloncini corti, che fastidio gli può dare? Voglio dire, gli dà fastidio Ciccio Saladino, vogliono combattere Ciccio Saladino, ma voi pensate, povero Ciccio cammina a pantaloncini corti e pensano che è un mamma santissimo della politica, si riuniscono a Pella per combattere Ciccio Saladino, ma dove cazzo siamo arrivati? Pazzesco! Si riuniscono Gruppi, Pasquale Triboni e Zavettieri per dire che ci sono di un pericolo pubblico. Pino D'Andrea è pericoloso. Poveretto, la sera va a bere qualche birra in più. E questa è la pericolosità di Pino. Ma è un pericolo pubblico, un pericolo pubblico politico. Voglio dire, la signora Pina. Ma siete un pericolo pubblico politico voi? Non mi conosceva nessuno da questa gente, forse adesso la state conoscendo. Ha paura Pinotelitano di lei. Gruppi ha paura di lei. Avete capito come sono conciati questi signori? Come sono conciati? Io li chiamo poveretti loro e quelli che gli vanno dietro. Li chiamo poveretti. Ci sono tante menti che li contorcono, come si dice. Mi viene da ridere. Hanno paura di Ciccio Saladino.
un politico, ci sono sempre a Scaiola, Alfano, non so dire. Ma vi rendete come? Pino Tritano gli dice a Vincenzo Gruppi, Vincenzo, ma Ciccio Saladino come la mia combattere? Ciccio Saladino d'inverno, pantaloncini corti, tappini indietro, fa il pittore in qualche barcone, in qualche cosa, può sapere che appellano, parlano di lui come un pericolo della politica bovese. Ma vi rendete conto? Mi viene da ridere. È pazzesco mandare queste persone al municipio. Per me vale più Ciccio Saladino che Pino Tritano Gruppi. Non ha messo un euro di debiti per questo comune. A Tritano e Gruppi hanno messo 10 milioni. Io preferisco Ciccio Saladino in lista e non Gruppi a Tritano. Questa è la storia che voi dovete trasmettere ai bovesi, dovete dire ai bovesi, dovete portare il nostro messaggio, un messaggio di cambiamento, un messaggio che porterà solo benessere nelle vostre case. Peggio di così non si poteva andare, peggio di così non si poteva andare. Vogliono portare gli extracomunitari, vogliono togliere le suore, portare gli extracomunitari, siamo già poveri e vogliono portare altri poveri qua. Ma voi vi rendete conto che cosa hanno in mente l'amico Fritz che l'ha messo responsabile dell'ente Marzal, l'amico Fronz delle antenne e l'amico Fritz dei campi del Bo. Un'insalata che c'è lì dentro, pasta, formaggio, provola, pomodori, prosciutto, chiodi, Coca-Cola e aranciata. Hanno messo un caldaio e maniamo. Cioè, ma si può andare avanti così? Ma vi volete ribellare? Ma solo io ho avuto il coraggio di venire qua a raccontarvi, ma voi avete il coraggio di mettere quella X su Carmelina Fezza? Abbiate il coraggio di metterla e quando uscirete da quella cabina vi siete liberato dal vostro corpo, come se il vostro corpo era pieno di peccati, era pieno di peccati. Ma voi sapete che mi è successo a me dopo quel comizio che ho fatto, che è stato messo su YouTube? Quando parto, scusate, quando parto da San Pasquale, prima arrivavo a Bova Marina in 3 minuti, ora voglio 3 ore. Sapete perché? Perché hanno visto che io qua sulla piazza ho parlato abbastanza forte delle persone e stanno pensando che io sono il parroco del paese. Perché mi ferma quel politico e mi dice, vedi che chisto, che chisto, 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 chisto. Mi ferma il suo avversario, vedi che dice chisto, 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 chisto. E involontariamente sto sapendo tutte le magagne di questo paese. Avete capito che sta succedendo? Mi stanno raccontando avversari, avversari, tutto quello che è successo. Perché nella stessa lista mi stanno dicendo, chisto, 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 parla con tranquillo che ci cacci voti chi piglio ero. E io sto sapendo delle cose inaudite. Qualche lampadario della chiesa è in qualche casa della chiesa, è qualcosa di pazzesco. Delle sedie comprate dal comune sono in 8-10 case di Bova, poltroncine, poltroncine. Avete capito come succedeva in questo paese? Adesso sto diventando il parroco del paese, mi stanno raccontando tutti i peccati e io ho detto, è finita la campagna elettorale, come fa? Un libro posso fare. L'ultimo 5 minuti fa, vedi che chi non disse chiesto, chi non dice chi fa, vedi che chi non ha la foglia attaccata diventa e non paga la foglia. Ma non posso andare in pettegolezza, gli ho detto io, e non è possibile, ma è uno guasto generale.
perché pensano che possono raccontare i guasti di tutti. Dice, se hai raccontato le cose di questo paese, puoi raccontare tutto. Non è così. Io ho detto, non mi raccontare niente. Devi votare se tu pensi che quel signore non possa essere eletto. Così cambieremo le cose. Non voglio che mi racconti queste cose tu. Non voglio che tu ti vendichi di lui tramite me. A me non mi interessano queste pettegolezze. Non so se mi spiego. Mi interessano le pettegolezze del 25 maggio quando vai a mettere quella croce. Queste sono le cose che mi interessano. Faccio un'altra considerazione, mi rivolgo all'amico Sergio Malara. Ci siamo cresciuti all'oratorio. Se io fossi in te, Sergio, prima non mi sarei candidato. Io per una questione di amicizia non ti attacco, non dico niente. Però se io fossi stato in te per quello che è successo, non mi sarei candidato, Sergio Malara. Moralmente, sei debitore verso questo paese. Solo non candidandoti avresti... Cioè, candidandoti ti sei esposto, caro Sergio. Cerca di capire, non è che l'ho detto perché voglio... Ma io ti voglio bene, ci siamo cresciuti all'oratorio. Hai sbagliato a candidarti. Forse faresti meglio a passare nelle case e dire non mi votare. Perché sarebbe peggio se saresti votato. Creeresti più problemi. Poi voglio dire un'altra cosa. Non si può ripresentare gente che è stata 30 anni fa in municipio e la ripresentiamo adesso. Perché quella gente ha delle idee di 30 anni fa. Non si può presentare in una lista una persona che si candida solamente perché deve passare un terreno ad agricola edificabile. Cioè, non è possibile. Cioè, voglio dire, ma io che mi candido? Perché devo aggiustare la strada che va verso San Pasquale? No! Se mi candido per questo non mi votate! Non mi votate! Io mi candido! Per Bova Marina, per i cittadini di Bova Marina, non per i miei interessi personali. Non li votate più quei signori che da 30 anni si ripropongono per un problema di un terreno. Quelli daranno fastidio fino alla fine, gruppi e autorità. Noi abbiamo proposto gente che non ha un gancio dove li potrebbe trainare in usi personali. L'altro giorno mi ha fermato un ragazzo qua davanti all'ex aeronaventino, mi ha detto, Carmelo, io ti voto, ma che mi dai? Io ho detto, ma tu che mestiere fai? Dici, accollo i manifesti nelle mura lavoro. Dice, guarda, se sarò eletto ti posso fare visto, apro qui sotto, se non hai il bagnolo, cosa ti pigli? Questo è che ti posso fare. Pinnelli, non lo so, Bagnola, quello che è. Questo ti posso dire io. Ma che ti posso dire? Vado al comune perché ti posso garantire qualcosa. Non mi votare, perché poi vieni a cercarmi qualche cosa che non te la posso dare. E poi tu mi giuri. Allora prima che mi faccio giurare ti dico non mi votare. E così tu mi voti, perché non hai a chi votare. Non so se mi spiego. Se ognuno di voi dovrebbe chiedere alla dottoressa Faenza, che sarà il sindaco di questo comune, metto sarà, perché ci sono venti come lo scirocco, come il vento di tramontana, che stanno dicendo che la stanno portando all'incoronazione, alla fascia di sindaco, e se ognuno di voi mi cerca una cosa, e a chi, che posso fare? Rinuncio ad andare in municipio, perché non me la posso fare. Io mi devo fare una cosa che è utile alla comunità, non è utile alla singola persona, perché la faccio a quello e poi viene quell'altro. Sapete perché in questo comune è vissuto sempre l'illegalità? Perché quando vi hanno fatto un favore illegale, si è saputo, e quel signore è venuto e vi ha detto no, me la fare più a me, se no ti denuncio. E allora chi ha fatto quell'illegalità ha dovuto fare una serie di illegalità.
se la dottoressa Faenza fa un'illegalità, ci saranno altre 100 che gli chiederanno quell'illegalità, perché quel signore andrà a raccontare che cosa è successo per far ridicolizzare la dottoressa Faenza. La dottoressa Faenza si troverà in difficoltà. Quel paesaggistico che ti dicevo io, l'hanno fatto uno e non gliel'hanno fatto fare a uno e poi non gliel'hanno fatto fare a nessuno. Ecco da dove parte la legalità, dove parte la legalità in questo paese. Considerate che l'amico Fritz Auteletano e l'amico Fritz Krupp, se voi vi girate nella nazionale, hanno messo i manifesti loro e gli hanno detto, perché ho chiamato io quello che ha fatto questo, attaccate sotto la dottoressa Faenza il manifesto, però non lo coprite, e però coprite la parola legalità, onestà e competenza. Ma gli ho detto io, ma scusami un attimo, non le devo... No, ma io mi dissero mi copro legalità. Come ti dissero mi copri legalità? Sì, mi dissero basta che tu ci copri legalità, che il popolo non legga legalità. Ci sei un imane, è rimentuto illegalità a due punti. E sarebbe stata la cosa più giusta. Una piccola sottigliezza per come ragionano questi signori. Ho parlato per circa un'ora e mezza quasi, non ho più voce, però parlerei per 2-3 ore. Martedì faremo sicuramente un altro comizio con Mariella Bevilacqua, la candidata a sindaco di Palizzi, con Carmelia Venzi. Vi inviterò, salvo spostamenti, all'ultima ora di comizio a Piazza Stazione. Non venite con le macchine, venite a piedi. Perché vi dirò delle cose che forse quando partirete dalla stazione ci sarà un investimento generale. Vi dirò delle cose pazzesche. Non venite con le macchine, venite a piedi da casa. Ricordatevi una cosa. Nella vostra mente fate un film. Fate un film, fate un film, fate un film. Il 25 maggio festeggeremo in questa piazza e ci parlerà da quella terrazza Carmelina Faenza, il nuovo sindaco di Bova Marina. Grazie. Allora, dopo tutto quello che ci ha detto Carmelo Marino questa sera, di nuovo quando andiamo nelle nostre case da qui al 25 maggio, pensiamo alla storia di Bova Marina, pensiamo alle parole che ha detto una persona molto coraggiosa. Buonasera.